Spiritfarer è un viaggio avventuroso ed emozionante nel mondo dei morti. La protagonista, Stella, viene introdotta al suo nuovo lavoro da un caronte prossimo alla pensione e dovrà traghettare gli spiriti dei morti oltre la porta dell'aldilà dopo aver risolto i conflitti che li tormentano. Per farlo dovrà usare una nave modulabile che comprende una cabina di pilotaggio a poppa e un'area edificabile sul ponte. Da questa semplice premessa nasce un'esperienza surreale e affascinante che ci vede viaggiare per mare guidando la simpatica ragazzina o il suo gatto Daffodil, anche in cooperativa alla ricerca di nuovi spiriti da prendere a bordo della nave, tutti legati da un filo sottile che si fa sempre più forte nelle oltre 20 ore necessarie a scoprire tutte le loro storie. È un ibrido di generi che mescola platform, avventura e gestionale, in cui ogni elemento è al servizio dei toni malinconici di cui è permeato l'intero gameplay e che si fanno via via sempre più intensi. L'attività principale di Spiritfarer è viaggiare attraverso un grosso oceano pieno di isolotti. Non è sempre necessario percorrere l'intera distanza che separa da una destinazione, ma è possibile sfruttare un servizio di trasporto, una specie di viaggio rapido ma con delle fermate, utile ad avvicinarsi ed abbreviare il viaggio. A seconda delle missioni della trama principale o della necessità di materie prime, indispensabili per costruire gli edifici, Stella deve visitare praticamente tutte le isole. Alcune vanno anche esplorate più volte, ritornandoci dopo aver sbloccato alcuni poteri che danno accesso ad aree prima irraggiungibili. Ma cosa si trova sulle isole? Alberi da tagliare e rocce da scavare, ma anche spiriti con cui parlare, tesori nascosti, negozi in cui acquistare semi e altri beni. E ancora altari che danno a Stella delle abilità supplementari come il doppio salto, la capacità di fluttuare e quella di scivolare lungo le corde. Alcune sono legate a degli eventi speciali e rappresentano dei luoghi cari agli spiriti inquieti, mentre altre offrono delle mini storie autonome. C'è una grande varietà di situazioni e l'esplorazione non si fa mai pesante. Infatti c'è sempre qualcosa da fare, fosse anche solo pescare standosene seduti a prua della nave, e gli obiettivi sono generalmente molto chiari. Gli sviluppatori hanno gestito il gameplay in modo tale da aprire il mondo di gioco gradualmente attraverso una serie di trucchi utili a non appesantire l'azione. Ad esempio, alcune zone diventano visitabili solo dopo aver reso la nave una rompighiaccio, ma per farlo bisogna seguire fino in fondo la storia di uno degli isolani. Tutto è graduale, e ci sono sempre nuove cose da scoprire, siano esse ricette da cucinare per soddisfare l'appetito degli spiriti o nuovi personaggi con cui parlare. Uno dei compiti di Stella è costruire degli edifici direttamente sul ponte della nave. Ogni edificio ha una sua funzione specifica, pur rientrando nella missione generale di dare agli spiriti ciò che cercano per riappacificarli con se stessi e accompagnarli verso il grande salto. In realtà, la loro contestualizzazione è un modo sibillino per giustificare una delle nature del gioco, quella gestionale, con un tocco di originalità stilistica garantita dalle strane architetture che si vengono a creare costruzione dopo costruzione. Una specie di patchwork colorato e imponente, fatto di palafitte e lunghe scale di legno che è tanto più impressionante per il luogo in cui si trova. Qui un recinto per pecore può essere eretto ad un passo dal cielo e un campo di alberi da frutta può essere attaccato al ponte della nave con sopra una fabbrica di mattoni. Non tutti gli edifici sono costruibili da subito. Alcuni sono vincolati al miglioramento della nave, possibile in un cantiere gestito da uno squalo antropomorfo che pratica prezzi da strozzino, oppure vengono sbloccati quando un nuovo spirito diventa un passeggero. La gran parte del gameplay è formato proprio dalle attività da svolgere negli edifici, come ad esempio cucinare, coltivare erbe, frutta e ortaggi, costruire mattoni, tosare o tagliare tronchi. Anche alcune risorse speciali sono legate a questo strano ambiente, o quantomeno lo vedono come teatro dell'azione. Ad esempio, per mettere dei fulmini in bottiglia, bisogna far rotta con la nave verso una tempesta e raccogliere con delle bottiglie di vetro le saette che colpiscono gli edifici. Da notare che ogni attività è legata ad un diverso minigioco. Per creare dei mattoni bisogna imparare a modulare la forgia tramite due soffietti, così da avere il calore giusto richiesto dal materiale impiegato, evitando però di surriscaldarla. Oppure per tagliare dei tronchi bisogna seguire il filo del taglio con la sega, pena all'accumulo di moltissima segatura. In generale sono tutti molto facili e veloci, ma insieme formano una buona varietà che tiene impegnati il giusto mentre si viaggia da un luogo all'altro. Dal punto di vista della grafica, Spiritfarer offre un buon 2D con tantissimi elementi disegnati a mano e con delle animazioni cartoon a tratti sorprendenti dove si mescolano in modo sublime gli elementi da film d'animazione con quelli da videogioco classico. Se vogliamo trovare dei difetti, si può parlare della ripetitività di certe attività, come innaffiare, che alla lunga stancano un po'.
Alcuni troveranno problematico anche sapere che il sistema di progressione rallenta leggermente il lato narrativo e che a volte ci si trova costretti a passare tempo a cercare materiali quando si vorrebbe soltanto fare un passo in più verso la conclusione della storia. Tuttavia, l'attività di Stella è legata a doppia mandata con ciò che avviene ai personaggi, e se il racconto risulta efficace nel suo complesso, è anche perché si prende i suoi tempi senza affrettarsi troppo verso il finale. Più marcato è invece il calo di qualità della scrittura degli ultimi spiriti, non che non offrano i loro motivi di interesse, ma è evidente che sono più scollati dalla storia principale rispetto ai primi, tanto da far venire il sospetto che siano stati aggiunti in corsa per allungare il gioco. Spiritfarer affronta temi esistenziali in modo leggero e diretto, con un risultato ancora più profondo di quanto non sembri a prima vista. Un'esperienza che a tratti risulta persino illuminante grazie alla sua saggia commistione di stili di gioco differenti e alla consapevolezza artistica raggiunta dagli sviluppatori. Spiritfarer è disponibile dal 18 agosto su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Voi l'avete già provato? E quali sono stati i vostri momenti preferiti nel gioco? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto, e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro.